Non abbandonarla, mio signore. Hai versato il tuo prezioso sangue anche per lei. È nata Creotogra che domanda perdono. Abbi pietà di noi e delle nostre colpe. Cosa hai da dirmi? Non vengo per me, ma per quel sangue innocente. Giorno e notte soffro per tutto ciò che ho fatto. Ti prego, aiutami. Brucio nelle fiamme dell'inferno e non ho pace. Non sono degna di rivolgermi a Dio e non oso guardare il cielo. Cosa hai fatto, sciagurata? Non sapevi che la vita è sacra? Come puoi aver ucciso tanti bambini per un misero compenso? Il loro sangue è davanti alla maestà di Dio. Frate Francesco, potrà mai perdonarmi il Signore per tanti delitti? Che il Signore si lasci superare in bontà da una povera creatura? Quante volte ci lasciamo ingannare da noi stessi? Adesso va e non guardare più indietro. Corri in chiesa a fare il tuo dovere. Il Signore ti attende per donarti il perdono e la pace. Thank you.
ricordo che in Sicilia, per edificare il convento per gli eremiti, abbi mazzo. Impiccato perché è un ribelle. Frate, è da 3 giorni che lì è appeso. Non ci consentono di dare degna sepoltura. Perché non concedete ai familiari il corpo? Abbiamo disposizione che sia di monito a tutti. Vi supplico, aiutateci voi, vi supplico. Quanto tempo deve restare ancora appeso? Non avete timore di Dio? È un ordine. Toglietelo dalla forca e lasciate ai genitori di eseguire una degna sepoltura. Figlio mio,
Padre, vi prego, benedite mio figlio, beneditelo, vi prego. Madre, vostro figlio non è morto, vostro figlio dorme. Come fate, frate, a dire che non è morto, che sono 3 giorni che sta impiccato? Come fate a dire che dorme? Quest'uomo è davvero innocente. Il Signore ha avuto pietà di lui. Svegliati. In nome di nostro Signore Gesù benedetto. Hai addormentato abbastanza. Svegliati. Cosa volete? Questo è un luogo sacro! Dove si trova Francesco l'Eremita? Abbiamo l'ordine da parte del re di condurlo a Napoli. Frate Francesco è in chiesa a pregare. Conducetemi da lui! Frate Francesco, ci sono i soldati mandati dal re di Napoli. Cosa volete? Il frate era qui, ora non c'è più. Frate Francesco è davanti all'altare e sta pregando. Oh mio Dio, andiamo via! Avanti! Per ordine di Papa Sisto IV dovete lasciare la Calabria per recarsi in Francia alla corte del Luigi XI. Frate Francesco, sono dispiaciuto. È arrivato un ordine da Roma da parte del Santo Padre. Frate Angelo, vi supplico, cosa dice l'ordine del Papa? Vi ordina, con la massima celerità, ad abbandonare Paola e la Calabria per recarvi alla reggia del re di Francia, Luigi XI, che ha chiesto di incontrarvi. Abbiamo fatto voto di ubbidienza. E noi siamo figli della Chiesa. Un ordine del Papa è un ordine di nostro Signore Gesù Cristo benedetto. Anche se ci arreca dolore, dobbiamo eseguirlo con amore. Il viaggio sarà lungo e dovete lasciarci per un bel po' di tempo. La lettera del Papa parla di completa disponibilità al servizio del re di Francia. Forse abbiamo intrapreso questa vita di unione con il Signore benedetto, pensando un giorno di sfuggire alla sua volontà. Abramo non ha lasciato la sua casa per la terra promessa e la nostra tenera madre, Maria sempre vergine, non ha desiderato di compiere la volontà del Padre.
Dio non ci ha manifestato tanti favori a noi, misere creature. Io sono l'ultimo dei suoi figli, il minimo dei minimi, dei servi del Signore. Padre Francesco, vi aspetteremo come i figli attendono il loro padre. Frate Angelo, il Signore mi ha rivelato che non farò più ritorno a Paola ed i miei giorni termineranno in terra di Francia. Frate Angelo, sarete voi a guidare la nostra casa e sarete il punto di riferimento per le case degli eremiti del Regno di Napoli. Da questo momento siete la guida spirituale degli eremiti di San Francesco di Assisi. Avrò cura di recarmi dal Papa per ottenere l'approvazione della regola in modo da aprire i romitori anche in terra di Francia. Angelo, fratello mio, vuoi farmi un dono? Frate Angelo, ripeti con me, con gioia e letizia. Volontà di Dio, paradiso mio. Pace e bene. Fratello caro, mi abbandoni? Vado dove il Signore vuole che vada. Tu, sorella, non devi pensare che io abbandoni te o i miei paesani. Il mio spirito resta con voi. Sarete sempre presenti nel mio cuore. Quanto tempo sarà lontano da noi? Tanto quanto vorrà il Signore benedetto. E se non tornerai? Sia fatta la santa volontà di nostro Signore benedetto. Lasciami andare, ti dono la mia pace. Accompagnami con la preghiera. Ricordi, mamma? Diceva spesso ti accompagno con la preghiera. Ora tocca a te. Mi lasci senza il tuo ricordo? Non ho nulla che possa lasciarti il ricordo, neppure il saio che indosso in me. Sorella, qualcosa posso donarti? Mi lasci un dente? Ecco, questo conservo nel mio ricordo. Un giorno sarà utile. Vai, fratello mio, gli angeli ti accompagnano sulla retta via. Addio, sorella mia. Ci rivedremo in paradiso. Frate Francesco, non ci abbandonare. Ci sentiamo orfani senza di te. Orfani? Non è la prima volta che restate senza di me. Ci mancherai tanto. Pregherò per te ogni giorno. Pace e bene, fratelli. Vi benedico e vi lascio la pace del nostro Signore benedetto. Thank you.
Suddito osservo, non ha importanza. È importante che avete osato aggredire la nostra persona con discorsi che ci accusano di vessazioni ed angherie sul popolo. Certo, certo, avete agito in buona fede. La gente vi stima. Anche noi vi stimiamo. Siamo contenti
che siete venuti a corte. Siete diretti alla corte del re di Francia. Mi aspetto da voi testimonianze benevoli nei nostri confronti. Luigi è molto malato, ma è potente, e voi potete parlare bene del vostro re. I tempi sono calamitosi e le congiure sono all'ordine del giorno. Peggio della peste. Un'alleanza con la Francia sarebbe opportuna. Venite, venite avanti. Mi raccomando, fra Francesco, non toccate la suscettibilità del re di Spagna. Thank you.
Fate la carità a un povero cieco. Fate la carità a un povero cieco. Francesco Di Paola aveva 67 anni quando giunse alla corte di Francia e rimase per 24 anni fino al giorno della sua morte. Thank you.
Thank you.